Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne a chiederti per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 16, 20 aprile 1912. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: Figlia mia, la natura è portata da una forza irresistibile alla felicità, ma però con ragione, perché è stata creata per essere felice e di una felicità divina ed eterna. Ma con suo gran danno si va attaccando chi ad un gusto, chi a due, chi a tre, chi a quattro, ed il resto della natura resta vuota, senza gusto, oppure amareggiata, infastidita e nauseata. Perché i gusti umani ed anche i gusti santi sono mescolati con un po' d'umano, non hanno la forza di assorbire tutta la natura e di travolgerla tutta nel gusto. Molto più che io vado amareggiando molti gusti per poterle dare tutti i miei gusti, perché essendo essi innumerevoli, hanno forza da assorbire la natura tutta nel gusto. Si può dare amore più grande che per dare il più le tolgo il poco e per dare il tutto le tolgo il nulla? Eppure questo mio operato è preso a male dalle creature. Capitolo 17, 23 aprile.
1912. Trovandomi nel solito mio stato, per poco è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, qualche volta permetto la colpa in qualche anima che mi ama, per stringerla più forte con me e per obbligarla a fare cose maggiori per la mia gloria. Perché quanto più le dono, permettendo la stessa colpa, per intenerirmi di più delle sue miserie, e per maggiormente amarla colmandola dei miei carismi, tanto più la stringo a fare cose grandi per me. Questi sono gli eccessi del mio amore. Figlia mia, il mio amore per la creatura è grande. Vedi come la luce del sole invade la terra? Se tu potessi fare di quella luce tanti atomi, in quegli atomi di luce sentiresti la mia voce melodiosa, che ti ripeterebbero uno appresso all'altro: ti amo, ti amo, ti amo, in modo tale che non ti darebbero tempo a numerarli, resteresti affogata dall'amore. E difatti ti amo, ti amo, ti amo nella luce che riempie il tuo occhio, ti amo nell'aria che respiri, ti amo nel sibilo del vento che percuote l'udito, ti amo nel calore e nel freddo che sente il tuo tatto, ti amo nel sangue che scorre nelle tue vene, ti amo nel palpito del tuo cuore, ti dice il mio palpito, ti amo, ripeto, in ogni pensiero della tua mente, ti amo in ogni azione delle tue mani, ti amo in ogni passo dei tuoi piedi, ti amo in ogni parola. Perché niente succede dentro e fuori di te se non concorre un mio atto d'amore verso di te. Sicché un mio ti amo non aspetta l'altro. E i tuoi ti amo, quanti sono per me? Io sono rimasta confusa, mi sentivo assordita dentro e fuori ed a pieni cori dal ti amo del mio dolce Gesù. Ed i miei ti amo erano così scarsi, così limitati, che ho detto: o mio amante Gesù, chi mai può farvi fronte? Ma di quello che ho detto pare che non ho detto nulla di quello che Gesù mi faceva comprendere. Poi ho soggiunto: la vera santità sta nel fare la mia volontà e nel riordinare tutte le cose in me. Come io tengo tutto ordinato per la creatura, così la creatura dovrebbe ordinare tutte le cose per me ed in me. La mia volontà fa stare in ordine tutte le cose. Capitolo 18, 9 maggio 1912. Questa mattina, trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando come ci possiamo consumare nell'amore. Ed il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: figlia mia, se la volontà non vuole altro che me solo, se l'intelletto non si occupa di altro che a conoscere me, se la memoria non si ricorda di altro che di me, eccoti consumate le tre potenze dell'anima nell'amore. Così dei sensi, se parla solo di me, se sente solo ciò che riguarda me, se si gustano le sole cose mie, se si opera e si cammina solo per me, se il cuore ama me solo, se i desideri desiderano solo me, eccoti la consumazione dell'amore formata nei sensi. Figlia mia, l'amore è un dolce incanto e rende l'anima cieca a tutto ciò che non è amore, e la rende tutt'occhio a tutto ciò che è amore. Sicché per chi ama, qualunque cosa la volontà incontra, se è amore diventa tutt'occhio, se no diventa cieca, stupida, non capisce nulla. Così la lingua, se deve parlare di amore, si sente scorrere nella sua parola tanti occhi di luce e diventa eloquente, se no diventa balbuziente e finisce con la mutolizzi, e così di tutto il resto. L'undicesimo volume degli scritti di Luisa è stupendo, quindi contiene veramente tanta sapienza e davvero tanta roba. Anche i testi di oggi sono veramente straordinari. Il primo riprende un punto fondamentale già visto nella meditazione precedente. Cioè, una constatazione di fatto: noi per natura siamo portati, dice Gesù, da una forza irresistibile verso la felicità. Questo è la palissiano, non c'è bisogno di,
di dare dimostrazione di questa cosa, è evidente. E questo perché però? Perché noi siamo stati creati da colui che è la felicità stessa, che è Dio. Quindi tradiamo, ecco, questa nostra origine in questo desiderio imperioso, che non credo che ci sia nessun essere umano che possa negare che non vorrebbe essere felice. Non c'è. E perché, questo perché veniamo da Dio, siamo stati fatti da Lui. Ecco, il problema è che questo è stato anche un punto, come dire, di discussione anche tra tanti filosofi. Il problema è: dov'è la felicità? Come si raggiunge la felicità? In cosa consiste la felicità? Dal momento che delle cose più alte, più belle e che realmente provocano la felicità, noi non abbiamo qui percezione sensibile alcuna. La stragrande maggioranza degli uomini cerca la felicità nei sensi, nelle cose del mondo, nei beni della vita terrena. San Tommaso li enucleò con molta attenzione. I piaceri della vita sono un primo, i divertimenti, come si chiamano, i soldi, il successo, l'onore, il potere. Se noi ci guardiamo in giro, vediamo che c'è questo. Ecco, più o meno quando si parla con le persone, tutti quanti sono, dicono, ecco, ma la felicità non sono i soldi, ma no, la felicità non sono i piaceri, no, eccetera, eccetera. Però molti lo dicono, ma pochi lo credono. Allora, qual è l'operazione che fa anzitutto la grazia di Dio in noi? È toglierci l'attaccamento a tutti quanti i gusti di questo mondo, perché sono incapaci di soddisfare il nostro desiderio profondo di felicità. Questo sappiamo che a volte esce fuori, ecco, con tinte drammatiche anche in qualche fatto di cronaca. Qualche grosso personaggio dello spettacolo che si toglie la vita, insomma, non è successo negli anni passati, no? Dice, ma come fa quello a suicidarsi se ha tutto dalla vita? E invece altre volte appare in forme meno eclatanti, no? Cioè con la disillusione, insomma, con la noia e l'amarezza sperimentata anche in mezzo a tutti i benesseri possibili della vita terrena. Allora, il nostro Signore cerca di togliere i gusti di queste cose, primis, per portarci verso di Lui. L'altra operazione, e questo lo fa in generale, ecco, anche per le persone che vivono molto molto lontano da Lui, no? Quindi, la disillusione. Questa cosa si trova anche nella famosa, nel famoso trittico sapienziale, no? Proverbi, Coelet, Cantico dei Cantici, è stato oggetto di un ciclo di meditazioni eucaristiche nell'anno passato. Il libro dei Proverbi c'ha un po' il compito di far vedere all'uomo che esiste anche un'altra cosa oltre alla felicità terrena. Il libro del Coelet, col suo pessimismo, insomma, c'ha proprio il compito di far venire a nausea, a noia, i beni effimeri e fallaci e ingannevoli di questo mondo. Il Cantico dei Cantici ha lo scopo, come gli scritti della Divina Volontà, di mostrare che la felicità viene dall'amore e dall'unione con Dio. Ora, il problema si trova non principalmente, come dire, in quelli che, per farci capire, possiamo definire i peccatori grossolani, ecco, usando un termine più caro alla Madonna, coloro che non conoscono l'amore di Dio e quindi vanno ubriacandosi cercando la felicità a tante fonti screpolate dove non la trovano. Il problema sono coloro che già vivono una certa comunione con Dio, però sono ancora pieni di tanti gusti umani.
e ricercano in tante cose umane la felicità che tutti gli uomini cercano. Gesù dice: i gusti umani e anche i gusti santi sono mescolati con un po' d'umano. Non hanno la forza di assorbire tutta la natura e di travolgere tutto nel gusto. Io quindi li vado amareggiando per potergli dare i miei gusti, che essendo innumerevoli hanno forza di assorbire tutta la natura del gusto. Ma le creature questa operazione non se la lasciano fare, perché preferiscono rimanere attaccati, come era Esaù, al piatto di lenticchie, piuttosto che godere i diritti della primogenitura. Preferiscono rimanere attaccati alle carabattole, al poco, piuttosto che al molto. L'emblema di questo inganno e della tristezza che provoca è il celebre episodio evangelico del giovane ricco. E qui noi dobbiamo chiederci una cosa, no? Noi abbiamo compreso che se il Signore sembra che tolga qualcosa, in realtà non vuole altro che dare. Che se dà una tribolazione non è altro che la preparazione ad una gioia più grande, se dà una croce non è altro che la preparazione ad una risurrezione più grande, perché questo è quello che Dio fa. Quindi se dentro di noi abbiamo ancora un'idea di un Dio, non lo so, in qualche modo cattivo, e dobbiamo dircela a volte la verità, perché tanto il nostro interno, se non te la dici comunque la prova, se tu pensi che Dio in qualche modo è cattivo, insomma, qualche cosa te la toglie, su, facciamo le persone serie, qualche cosa te la toglie. Ti chiede la rinuncia, ti chiede il sacrificio, tutte queste cose qui. E noi dobbiamo dircelo. Non è che Dio non le chieda la rinuncia ai sacrifici, ma in realtà non lo sono, perché non sono altro che mezzi per darti dei beni più grandi. E gli uomini fanno fallire questo gioco perché non vogliono, ecco, assecondare questa operazione, ricevere i beni più grandi, ma continuano a vivere dei cenci e degli stracci di cui sono sempre stati rivestiti. Non è una bella situazione, insomma. Allora, nel secondo paragrafetto, ecco, Gesù fa di nuovo una dichiarazione d'amore, un panegirico dell'amore, un discorso volto a far prendere coscienza alla creatura, che ordinariamente non ha questa coscienza, e di quanto sia avvolto dall'amore di Gesù. Questo è un punto fondamentale riguardante gli scritti della divina volontà. Cioè, entrare in questo mondo, l'abbiamo detto tante volte, significa anzitutto prendere coscienza vera. Gesù ha fatto una sciorinata, una lista, insomma, che è esemplificativa, poi non è esaustiva, di quanti ti amo di Dio sono continuamente in atto di toccarci, coinvolgersi, averci come oggetto. Se tu potessi fare della luce del sole tanti atomi di luce, sentiresti la mia voce melodiosa che ti ripete uno appresso all'altro: ti amo, ti amo, ti amo, in modo che non ti darebbero tempo a numerarli. E poi continua: nella luce che riempie il tuo occhio, nell'aria che respiri, nel sibilo del vento che percuote il tuo udito, nel calore e nel freddo che sente il tuo tatto, nel sangue che scorre nelle vene, nel palpito del tuo cuore, in ogni pensiero della tua mente, in ogni azione delle tue mani, in ogni passo dei tuoi piedi, in ogni parola. Niente succede dentro e fuori di te se non concorre un mio atto di amore verso di te. Quindi c'è una pioggia oggettiva di ti amo. Attenzione, questa pioggia c'è. È la creatura che non ne prende coscienza, perché non ci fa attenzione. E perché forse non ha mai avuto modo di fermarsi e riflettere. Proviamo a fare questo esercizio, no? Anche guardando le nostre mani, per esempio, una nostra mano come è fatta, che si gesticola, che gesticola, che si muove, che prende le cose, no?
che è il prodigio del nostro organismo, no? Cioè, quando noi diamo un comando, un arto, quando il Signore ci dona la grazia della salute, l'obbedienza immediata di quell'arto che fa quello che gli dico, ma questi sono tutti quanti prodigi continui. E l'abitudine non aiuta, diciamo così, a interiorizzare bene tutto questo, no? E invece non soltanto che deve essere interiorizzato, ma deve essere ricambiato. Gesù afferma: un mio ti amo non aspetta l'altro. E i tuoi ti amo quanti sono per me? Quanta gente forse nella sua vita non ha mai detto ti amo a Gesù? Anche tra i cattolici, quindi da quelli che lo conoscono, che sanno chi è Gesù. Io ritengo che siano abbastanza. Ecco. E poi, dopo questa sollecitazione, che lascia chiaramente Luisa sbigottita, dice: ma chi è che può competere? Sono troppi, cioè noi non possiamo ricambiare adeguatamente Gesù, dovremmo stare a fare altro dalla mattina alla sera, no? Ci fu anche, c'è stata anche in Italia una santa suora, Sor Consolata Bedrone, che la cosiddetta apostola dell'atto di amore, a cui Gesù spiegò la potenza di un Gesù ti amo, no? Quanto è forte. Quindi, e qui con gli scritti di Luisa scopriamo che il Gesù ti amo è un canale preferenziale, privilegiato per far vivere in noi la vita della divina volontà, no? Gesù conclude: la vera santità, attenzione, sta nel fare la mia volontà e nel riordinare tutte le cose in me. E qui abbiamo di nuovo il discorso sull'ordine, che in parte richiama quanto prima. Nella divina volontà, questo è un concetto che per noi umani, che ci abbiamo purtroppo dopo il peccato originale del disordine, come seconda natura, ecco, quasi come una sorta di DNA parallelo, quindi è un'impresa, ecco, tornare a fare una vita ordinata al 100%, perché il disordine e lo squilibrio è continuamente, continuamente in agguato in tutte le cose. Ordine significa avere chiare, per esempio, che al primo posto c'è Dio e dietro c'è tutto il resto. Ordine significa avere sempre in quello che facciamo un equilibrio, una misura. E ordine significa saper gestire il tempo bene, santamente, senza eccessi. Ordine significa essere ordinati, per esempio, nel tenere le cose, nella nostra persona. Un ordine molto difficile, l'ordine dell'alimentazione. Oggi chi è che, come dire, che sfoggia, come dire, i corpi da silhouette? Chi è? Solo chi, attraverso quella silhouette deve farci tanti soldi, tipo gli attori, tipo gli atleti, o chi cerca questo perché deve essere attraente per godere maggiormente, come direi, alcuni piaceri della vita. Ma l'ordine, come dire, nel corpo, quindi nell'alimentazione, è divina volontà. I maestri di spirito hanno scritto tante cose, insomma, sulla gola, per esempio, no? Immaginiamoci, Gesù e Maria, come mangiavano? Come erano i loro corpi? Erano obesi, per esempio? Non credo, no? Quindi nell'ordine, certamente questa non è, sto facendo degli esempi per far comprendere l'ampiezza di questo concetto, c'è anche questo, che non è la prima cosa, sono altre le più importanti, no? E invece purtroppo nella nostra struttura c'è il disordine, perché è difficilissimo essere temperanti e governare perfettamente le nostre, come dire, pulsioni gastronomiche. Difficilissimo. Quindi mangiare il giusto, non più del necessario. L'organismo poi ci fa la spia. Ma l'uomo che non abbia grandi interessi particolari, diceva, chi se ne importa se
Se divento un po' obeso, basta che mi gusti i piaceri della tavola. E poi però, a lungo andare, questo significa almeno un pochino compromettere la propria salute, e questo certamente non è divina volontà, perché il nostro corpo dobbiamo mantenerlo sano e in buona salute per quanto sta in noi, lasciando poi che se il Signore vuol provarci con la malattia o con altro, sempre disponibili, ma non che questo sia causa di nostri maltrattamenti, diciamo così, al corpo, no? Stessa cosa vale per i grandi problemi di oggi, che è l'ambiente, no? Maltrattamenti all'ambiente o al creato. Sono disordini, sono. Sono disordini perpetrati a cuor leggero. Quindi molto dobbiamo meditare, ecco, sul concetto santo di ordine. Perché la divina volontà è ordine supremo, certo Gesù. La divina volontà fa stare in ordine tutte le cose, non qualcuna, tutte. Infine, vivere nella divina volontà significa giungere alla consumazione nell'amore di sé. E allora, Gesù fa degli esempi. Qual è un intelletto che si è consumato nell'amore per me? Quello che non si occupa di altro che conoscere me. Attenzione, che non si occupa altro di conoscere me non significa che sta, magari, fosse possibile, no? Dalla mattina alla sera a leggere la Bibbia o gli scritti di Luisa o a meditare o a fare tante cose, o gli scritti dei padri della Chiesa o il catechismo della Chiesa Cattolica o i grandi dottori e teologi, magari, no? Ecco. Ma come dicevo prima, se io acquisisco quell'attitudine che anche vedendo il movimento che fa una mia mano mi viene il pensiero: benedetto sei tu, Signore, ricevo questo gran ti amo per la perfezione con cui hai creato questo arto di cui mi hai fatto dono, questo significa che l'intelletto sta pensando ininterrottamente a Gesù, anche se non può concepire al momento un pensiero attuale, perché magari sta, come sto facendo io adesso, sto facendo una meditazione, però la mia mano che nel frattempo gesticola, il pensiero viaggia alla velocità più che della luce, capito? Quindi non è un attimo in cui elevi il pensiero e non ti disturba anche nelle cose che fai, no? La volontà non vuole altro che me solo. Questo è molto importante. Non c'è vita nella divina volontà se non ci mettiamo in testa di fare sempre ciò che io non voglio. Quando c'è la possibilità di scegliere tra una cosa che è meno gradita o più gradita, oppure di non scegliere proprio, quindi di lasciare che altri scelgano per me, è sempre da preferire. Questo lo sapevano già i grandi maestri di spirito. Questo San Giovanni della Croce ha scritto delle pagine meravigliose su questo punto, no? E poi la memoria che è l'alimento dei nostri desideri, che cosa pensiamo? Che cosa ci ricordiamo volentieri? Ci ricordiamo volentieri le cose belle che ci ha donato il Signore, le belle esperienze con Gesù, i bei momenti passati con Lui o altro? Di cosa parliamo? Parlare, attenzione, sempre solo di Gesù, diventa in certe circostanze difficile, no? Anche perché la divina volontà può volere che noi facciamo anche delle conversazioni differenti, ma devono essere sempre buone. Cioè, se Gesù non è l'oggetto diretto, deve essere quantomeno lo sfondo. Se sente solo ciò che riguarda me, ecco. Questa è anche la, ecco, per esempio, adesso la meditazione può volgere al termine, no? Mi ricordo che Papa Francesco, un pochino di tempo fa, lesse un articolo che gli chiesero, diceva: Santo Padre, ma lei lo sa tutte le peste e corna che gli dicono in giro, insomma, ma lei se le va a leggere queste cose? Lui disse: mica tanto, insomma, ho bisogno di fare un pochino di igiene mentale, insomma, perché fare entrare tutta quanta quel fango e quella monnezza dentro non ci fa tanto bene, no? Dice: certo, poi i miei collaboratori qualche cosa me la riferiscono, no? Che cosa facciamo entrare noi dentro le nostre orecchie, dentro i nostri occhi e quindi dentro il nostro cuore, dentro la nostra mente.
questo è un punto di meditazione, no? L'uso dei social, andare ad ascoltare le notizie, certamente non fa parte del nostro tempo, no? Quindi non chiamarsi completamente fuori, a mio modestissimo, questo è un parere del tutto personale, salvo certamente una monaca di clausura o cose di questo genere, quindi non stiamo parlando di questo, ma per una persona comune che vive nel mondo mi sembrerebbe un atteggiamento su cui pensare prima di farlo. Ma certamente l'uso opportuno, certamente sì. L'uso sano, l'uso saggio, certamente sì. Come di tutte le cose. Cioè siamo figli del nostro tempo. Viviamo le cose del nostro tempo, ma sappiamo che c'è anche tanta monnezza, se perdoni il termine, insomma, in giro, e la monnezza, anche soltanto se io la guardo per curiosità, mi sporca. Quindi non occorre, non serve. Sto sui social e mi seguirò le cose edificanti, costruttive, avrò delle buone amicizie anche sui social, e la adopererò per cose utili. Per, non lo so, per diffondere il bene, una buona iniziativa, non lo so, sociale, un buon contenuto, di fede, non lo so, un discorso del Papa, un discorso di un vescovo, una catechesi bella che mi è piaciuta, che ne so, no? Quindi ci deve essere anche qui la consumazione nell'amore, vuol dire che il punto focale di convergenza di tutta la nostra persona, il punto di riferimento, il punto di confronto continuo è Gesù. Ecco, io faccio una cosa se, come in quanto presumo che lui la voglia o l'approvi, e in caso contrario me ne astengo. Ecco, quindi piano piano, ecco, questo tutta quanta chiaramente, lentamente e tranquillamente, questo è un equilibrio, una vita che si comincia a formare, che piano piano deve crescere e giungere a maturazione. Beh, la Santa Vergine Maria insegna a tutti noi a cercare la felicità nell'unico orizzonte dove si trova, a prendere atto di tutto l'amore di cui siamo circondati da parte di Gesù e a ricambiarlo consapevolmente, ecco, ardentemente, scientemente, e poi a essere sempre attenti all'ordine della nostra esistenza in tutto e a fare in modo che il punto focale è anche il punto di fuga, quindi l'orizzonte di ogni nostro atto, di tutta la nostra vita, sia sempre Gesù, per poterci sempre muovere dentro i confini della sua santa e divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.